cambiamo, facciamo così un cambio di scena e di pagina, facciamo gli auguri per i suoi 35, pochissimi anni a Benedetta Tobaggi. Buongiorno, Caterpillar. Eh? 25, ah, direttore. No, 35 no, sono Filippo. Pochissimi. 35. No, Filippo, ho lanciato la battaglia, donne, siate orgogliose della vostra esatto, età. Direttore, sono commossa dei suoi auguri, grazie, veramente. Così è, direttore. E guardi cosa abbiamo organizzato per festeggiare il compleanno di Benedetta. Ecco. Blocchi dei tiri in tutta Italia. Tassisti cose, che si fermano. Cose mai viste, ha visto qui i miei colleghi, Bendinari, i tesori. I velini di Benedetta. Guardi esatto. Un po'. I tir oggi a Caterpillar AM. Il blocco. La storia, le accise che li stremano. Perché il calendario dei compleanni prevedeva appunto questi blocchi oggi, a livello nazionale. Il compleanno di Benedetta. I blocchi non si fermano. Ieri sera sembrava che poi fosse tutto rientrato. In realtà li abbiamo sentiti in diretta. I camionisti vanno avanti, continuano la loro battaglia. Domani sarà un'altra giornata calda invece in Sicilia. A Palermo un'altra grossa manifestazione del momento dei forconi, perché Lombardo sale a Roma. Insomma, sono veramente delle ore convulse queste, nelle quali il governo cerca di tenere la barra dritta. Bisognerà capire fino a che punto riuscirà a farlo. Allora, senti, visto che siamo su questo, che si tratta di festeggiamenti per Benedetta, vi faccio vedere quanto estesi siano questi festeggiamenti. Praticamente il popolo tutto sta festeggiando. Allora, il mattino, tir selvaggio blocca l'Italia, caos Napoli. Lo vedete? La Sicilia, la protesta contagia l'Italia. Sicilia viene stampata a Catania. Il giornale di Sicilia, i blocchi dei tir in tutta Italia, prezzi alle stelle. E poi rivolta di tir e taxi, Puglia in tilt. E in Sardegna scattano i blocchi stradali. E a Bergamo, Bergamo assediata dai tir in rivolta. Tir, blocchi e scontri in autostrada. Questo è Salerno, la città. Prego. Direttore, cioè, è appena apparsa la striscia delle breaking news dell'ultima ora vostra. Muore investito manifestante. Mamma mia, questa è veramente una brutta notizia. Investito. Questa getta, getta sicuramente una. Dimmi, sì. Lorenzo della Plazas. Sentiamola. Stato investito ad Asti, un autotrasportatore che stava manifestando appunto sulla strada statale 10 ad Asti, è stato investito mortalmente da un tir che era condotto da un tedesco. Questi sono i primi riscontri della polizia stradale e si tratterebbe di un incidente. L'episodio è stato già confermato, quindi è effettivamente avvenuto. Non si sa però se è un incidente, cioè si sa che è un incidente. Bruttissima notizia. Questa è brutta. Questo potrebbe cambiare un pochettino anche proprio tutta la lettura di quello che sta per succedere. Gli umori. Questa è brutta. Questa è veramente brutta. Anche perché la protesta stava coinvolgendo ormai tutta Italia e c'erano state ieri, no? Un paio di episodi di scontri, come dicevano i giornali, anche aggressioni, gomme tagliate a degli autotrasportatori stranieri che volevano entrare. Noi comunque, sentendo i camionisti, abbiamo chiesto le motivazioni e per esempio abbiamo notato che tra le cose emerse è molto forte la rivendicazione di una tariffa minima al chilometro di trasporto, perché spesso i costi sono abbattuti, e sui giornali di oggi si parla di tante cose, però per esempio questo è un aspetto che non viene evidenziato, per cui tutti si concentrano sul caro carburante, che ovviamente è uno è il fattore chiave, perché poi i rimborsi li hanno con sei mesi di ritardo e ovviamente solo parziali. Quindi insomma inquieta. Inquieta, ma adesso bisogna dire una cosa, perché loro lo dicono con difficoltà. Anche io ho provato a fargli dire gli obiettivi ieri sera alle 19:30, ma il problema vero è che uno delle loro difficoltà, oltre alle tariffe delle autostrade e al prezzo insopportabile del gasolio, uno dei problemi veri è che loro hanno una concorrenza selvaggia, c'è fra di loro una concorrenza selvaggia che è un pericolo per tutti, ore e ore di guida in condizioni di oggettiva insicurezza, e ci sono una parte di imprenditori, non so se stranieri, non voglio fare, ma stringono la cinghia all'autista fino a lo sfruttamento più feroce. Io non so se questo governo che vuole liberalizzare può mettere una tariffa minima, ma certo intervenire per evitare che questi camionisti siano alla mercé
di sì. alcuni di questi pescecani che poi magari diciamo come dire, salgono a cavallo anche della protesta, perché questo rischio c'è indubbiamente in una rivolta del genere, beh, questo forse bisognerebbe farlo, perché sì, perché qualsiasi liberalizzazione chiede poi anche delle regole poche dubbio. Ma precise e su cui bisogna essere inflessibili, quindi ad esempio gli orari di guida che devono essere assolutamente proprio fiscali, inderogabili. Quello è, anche perché se stai 8 ore su un tir sono già tante, se ne stai 10 inizia a diventare pericoloso, se ne stai 12 devono essere, devono essere quelli assolutamente. Invece in questo paese non c'è una vera concorrenza, cioè c'è la concorrenza selvaggia, solo quella selvaggia, e poi non ci sono la capacità di seguire le regole e quelle fondamentali. Non so se la notizia adesso dell'investimento di Asti si rifletterà sulla protesta. Certo è che la radicalizzazione degli scontri all'interno delle categorie sta diventando preoccupante. A Milano nei giorni scorsi un tassista che stava guidando nonostante lo sciopero degli altri taxi è stato non solo malmenato dai colleghi che scioperavano, ma anche rapinato da altri tassisti che ce l'avevano con lui perché stava lavorando. È un brutto segnale, sia oggettivamente per quello che succede all'interno di queste categorie che si sbranano comunque talvolta, sia anche rispetto all'esterno, perché poi ci sono delle problematiche reali come appunto queste forme di concorrenza selvaggia che spariscono, perché già guardando i giornali si vede che tale è il disagio che un numero ridotto di autotrasportatori può portare a tutto il paese, che se poi si aggiunge questa componente aggressiva interna alle categorie. Noi ci aspettavamo più proteste da parte invece degli altri ascoltatori su Facebook o anche dalle telefonate, ma invece c'è una prevalenza della solidarietà, quindi i disagi almeno oggi proprio sul dibattito che abbiamo lanciato sono contenuti o comunque c'è sopportazione, c'è comprensione da parte degli ascoltatori non autotrasportatori. Io sono stata anche colpita da delle riflessioni che fa il Vodiamanti oggi, due in particolare. Primo, che al dunque si vede quanto l'Italia non ha investito su trasporto su ferro e altre forme di mobilità, anche perché ha voluto aiutare l'automobile. Secondo, si parla sempre delle autostrade telematiche, siamo tutti connessi, e queste cose ci mettono invece di fronte al fatto che noi siamo connessi prima di tutto attraverso le strade. Ma assolutamente è così. E poi noi a Milano, direttore, lo stiamo sperimentando perché è partita la nuova area C, c'è molta discussione, anche lì categorie, i commercianti da una parte e dall'altra, quelli del centro che dicono eh no, così noi non possiamo andare avanti, quelli delle vie pedonali che invece dicono beh no, arriva molta più gente e si fanno molti affari. È una questione che forse ci riguarda da vicino, questa dei nuovi scioperi, delle nuove proteste, e che è diversa da tutti gli altri scioperi e tutte le altre proteste che abbiamo sperimentato, forse anche perché abbiamo un governo che è diverso da tutti gli altri governi che abbiamo sperimentato. Dice? Penso di sì, penso che la questione del governo interpelli poi la questione della politica. Se vogliamo fare l'esempio che faceva poco fa Benedetta, gli altri tecnici, quelli di cui parlavano nel bell'editoriale del Corriere della Sera ieri, hanno ricostruito insomma i monopoli in Italia dopo la fine della guerra, e fin qui bene, è stato un pezzo importante della ricostruzione. La parte successiva è poi la rendevolezza della politica allora democristiana nei confronti di questi monopoli, perché lo smantellamento di tutta la rete ferroviaria, che era una delle più articolate d'Europa e che poteva sicuramente essere usata per il trasporto delle merci in favore del trasporto su ruota con la costruzione delle grandi autostrade, è stato un grande regalo alla Fiat di allora, Marchionne non c'entra. E questo è il punto, cioè il governo interviene e vuole ristabilire le regole del capitalismo, ma poi la politica che fa? Le porta avanti o lascia l'arbitrio del più forte? Questo è un punto. Ma forse diciamo, il grande assente, ne parlavamo proprio ieri, sarà uno dei filoni dei prossimi giorni di Caterpillar AM, è l'assenza della politica. Sì. E non c'è la politica, dov'è finita la politica? Dove sono finiti i politici? Cioè, non ci sono più, c'è Bersani là solo con la sua birretta, Alfano non pervenuto. Alfano?
Alfano, medita. Però per uscire... Pure siciliano, poteva sì, no? Ma Alfano, andare a scambiare due parole. Ho capito, ma è proprio perché siciliano sta zitto, perché certo. È un problema complicato, capisci? Scusa, oggi la Repubblica Benedetta mostra come questi capi della rivolta siciliana sono stati tutti più o meno stretti collaboratori di Cuffaro, di Saverio Romano, sì. Eccetera, eccetera. Che fa lui? Con chi si schiera? Secondo me Alfano aspetta qualcosa, cioè se gli capitasse un colpo di fortuna, ma non gli capiterà come quello di Meloni, dimostrerebbe di che pasta è fatta. Se no, non può difficile. Troppo muoversi perché lì c'è l'ombra di Berlusconi, si vorrebbe muovere perché capisce che il PDL, se non accetta Monti per costruire il dopo Monti, è fritto. Perché l'altra prospettiva è facciamo saltare tutto. È davvero, ve li immaginate Berlusconi e Bossi che fanno saltare tutto saltando Moco. Sulla protesta dei tir e dei tassì? E dove vanno? Beh, certo che un'alzata di palla come quella di Cosentino non è che ti capita tutti i giorni, per cui si marroni la presa, però se Alfano comincia a perdersi anche queste... È difficile. Insomma. Ma a proposito dei politici, so che c'è la vignetta sui politici, no? Eccola qua, eccola qua. Non proprio. Non proprio. Ci saranno 500 notai in più. Poi non dite che in Italia non si fanno figli. Bella, pensavo che mi dessi quella del fumetto. Va bene, qual era quella del fumetto, Poli? Qual era quella del fumetto? Quella di Alan Ford. Quella di Alan Ford. E Gasparri e Brunetta sono nella task force del PDL che scriverà gli emendamenti al decreto sulle liberalizzazioni. Monti è eccitato, avevo giusto finito Alan Ford. Allora, grazie. Auguri a Benedetta. E dopo la pubblicità, Lorenzo Di Las Plazas.